quasi a dirla tra virgolette da conciliare le politiche, perché sulla fase politica come la discussione del bilancio non si va certamente a cacciare un assessore per quanto che possa aver fatto di grave, e non certamente in questa vicenda c'è di grave, per un resto parere, e dopo ne discuteremo, perché sarebbe bello proprio analizzare attentamente tutta la vicenda, avremo anche la possibilità di poterlo fare. Perché le responsabilità qua se ci sono in capo la difesa dell'assessore, ma sicuramente ce ne sono e molte responsabilità da parte di chi aveva il diritto e dovere di analizzare la vicenda e darsi da fare appunto per metterla in pratica. Non si può, è stagione iniziata, pensare a fare un provvedimento di questa portata quando è la dimostrazione a parte del famoso tavolo del fallimento del tavolo tecnico, darei sempre voluto, caro signor sindaco, è la dimostrazione da parte che non ha servito al zio secco. E questo è dato di fatto, perché non so quando vi troverate con le categorie e cosa discutevate, perché se arrivate in piena stagione ad arrivare al punto di fare un provvedimento di questa portata, addirittura dover spostare tutte le torrette per dare spazio e creare tutti quanti si sentite caso, mi sembra veramente un fallimento vero e proprio del tavolo, il famoso tavolo tecnico da lei sempre voluto. Rammento che lei per 2 anni è stato anche assessore al turismo e pertanto la delega doveva già attivarsi anche su questa forma, proprio il fallimento più emblematico della gestione per quanto riguarda il turismo. Come dicevo appunto, sulla fase di bilancio si può pensare di cacciare l'assessore, lei l'ha fatto, anche tra l'altro ricordando che l'assessore che abbia lavorato bene, che abbia lavorato male proprio su quel settore, come è stato sottolineato prima dal consigliere Fortunati, è comunque un punto di riferimento che abbia, ripeto, lavorato bene o lavorato male, è comunque un punto di riferimento per le categorie che oggi si trovano sguarnite di questa figura. Adesso dovranno per forza di cose andare a suonare il campanello da sindaco, che è dimostrato negli anni, 2 anni precedenti di essere abbastanza, tra virgolette, da tante, nel senso che non è stato disponibile per le categorie stesse, e vediamo proprio adesso i risultati sotto ogni punto di vista. Dunque, io penso che come riflessione fatta dal consigliere di opposizione, da un rappresentante del partito di opposizione, io dico solo, signor sindaco, che lei ha sbagliato praticamente tutta la partita di questa gestione divisionaria dell'assessore. Ripeto, non voglio certamente difenderla io e l'assessore, ci mancherebbe altro. Però penso che ci sarebbero state altre occasioni per la cacciare. Personalmente, come rappresentante del Partito dell'Aeronautica, più volte ho sottolineato appunto le mancanze dell'assessore amministrativamente e politicamente sulla gestione dei cimiteri, piuttosto che su altre, la gestione del verde, piuttosto che parliamo del famoso abbattimento degli alberi. Insomma, ci sono state tantissime vicende appunto che poteva mettere sul banco dei deputati e tagliare la testa, diciamo, a livello politico. Non l'ha fatto, l'ha cacciata su qualche cosa che, a mio modesto parere, le responsabilità ricadono ben su tante altre realtà, su altri responsabili, funzionari piuttosto che dirigenti, piuttosto che altre figure, assessori. Non è il merito delle responsabilità, però sicuramente l'assessore ha la responsabilità da qua fin là. E dunque, caro signor sindaco, la gestione di questa partita è la dimostrazione a parte del fallimento della sua amministrazione, il fallimento della famosa, del famoso laboratorio PD-UDC. Io non so come andrà a finire, sicuramente qualcuno poi farà retromarcia, perché non ha nessuna intenzione, mostrerete i muscoli da una parte all'altra, ma alla fine, come sempre, quelli di paglia ci saranno, e dunque qualcuno farà retromarcia, ritornerà sui suoi passi e continuerete questa luna di miele che è cominciata sì, ma non è, a mio modesto parere, mai bruciata come voi pensavate fosse. E il clima che ormai si è creata anche sugli ambienti veneziani è la dimostrazione lampante ormai che la decadenza appunto di questi ideali stanno sempre più scemando. La cosa che vi dico, signor sindaco, proprio su questa fase, al di là della responsabilità che hanno voluto dimostrare i consiglieri del gruppo del PD di voler provare a approvare questo bilancio, è un bilancio, con questo parere, che comunque sia falsato, e dunque è per questo che sottolineo l'aspetto che sarebbe meglio che lei si applicasse il dimissionario e dopo sarà sua responsabilità.
responsabilità di cercare di trovare un altro intesa con chi magari vola il popolo appunto la maggioranza della città. Di certo noi no, grazie. Agli interventi? Ciao.